Eccoci. Cosa si era fatto l'ultima volta? Non mi ricordo, un po' di robette. Un po' di robette. Si potrebbe andare sempre alla Bastiglia. Io ho degli ossi del passato. Boh. Ho degli ossi del passato. Dove stanno? Non di qua. Due. Va bene, sì. La presa della Bastiglia. Allora, dalla cella dell'esilio. D'accordo. E si procede, si continua. Aiuto. Allora. Quindi. Eccoci. La Bastiglia. Zona interessante. Salve. Guarda come anticipa lui. Guarda come gioca d'anticipo. Chi è? Madonna il danno. Ma Starma è performing al massimo. Tostarella. Qua facciamo recuperare un po' tutta la roba che si può recuperare. Anima guerriero coraggioso, effigie umana. D'accordo. Salve. No, salve. Madonna il lock. Che problema di centramento. Ok. I cagnolini, i doggies. Ok. Oi. Chi va là? Abbiamo uno stronzone. Signor stronzone. No, l'ho sentito. Lo so cosa c'è qua. Di nuovo. No, guarda. Please! Non rifacciamo le stesse cagate dell'altro. Tutti i cani del mondo stanno spawnando. Ho capito però. Per favore, usiamo sta cosa e cerchiamo un attimino di metterci in condizione di combattere. Ok. Ti è. Bravo. Mi ha colpito. Maledetto. Maledetto. Ok. Sta roba usa tanta stamina. Bravissimo. Madonna, come picchia. Picchia forte sempre. Dai! Bravo. Andato? Andato. Let's go. E ci siamo. Ranimelle. Titanite scintillante. Ok. Teschio esca. Perfetto. Allora. No! Lo sapevo io. Bastardoni. Ok. Che stronzi che siete! Nerinchia! Va bene, tutto in aria è saltato. D'accordo. Boh. Ci siamo. Hai usato chiave antiquata, d'accordo. Ah, basta, cani, basta. Ora basta. Che fa, scendi? Grazie. No, liscio. Chi è? Pietruzza. Figurerei un attimino. Ah, glu 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 e via. Anticipiamo perché so, esatto, ecco qua, è finita, tragedia, no, ok, tutto il set da viandante, ci può anche stare, va bene, e poi, piano, attenzione, occhio, minchia, subito,
Sull'ano, signorina, si muova. Perfetto, via. Grande anima. Usiamo una gemmina. Per stare sicuri. Ecco qua, ti sembrava, no? Allora, scarica sta roba. Il buio più totale. Guarda lui quanto è messo comodo pensando io possa non sapere. Com'è? Scendiamo? Minchia. Oh! Ho impazzito! Va bene. Pazzito quest'uomo. Allora, questo? Ok, perfetto. Si sa mai. Bastone d'ossa. Ok. Per quello che devo fare non risulta essere utile. Pugnale difensivo. Va bene. E lama doppia. D'accordo. Vabbè, andiamo di scala. Anche se lì sotto, un attimo. Diamo una sola pietra di Farron. No. Non facciamo cagate. Ah, vabbè, penso di poter tornare al bonfire. Al bonfire. Ok. Qua un attimino sediamoci. E continuiamo. Ok. Vai con queste frecce. Bravo. Scendiamo. Minchia il danno da caduta. Ma com'è possibile? Cos'è sto danno? Atroce. Cagnozzo. Ok. Bravi, bravissimi. Pigiomana. Ma d'accordo. Te cadi, bravo. No, ittiamo. Ok. E tiè. Allora, che abbiamo qua? Abbiamo roba? Yes. Abbiamo. Ah, frammenti grandi e... Vabbè. Oddio, frammento grande in questo caso non più tanto utile, però il frammento di fiaschetta Estus ci sta tutto quanto. Allora, apriamo qui la shortcuts. Va bene. Bau bau. Bau bau numero uno. Oh figlio. E bau bau numero due. D'accordo. Ah giusto, vabbè. Ci sediamo un attimino. Io andrei a dare il frammento alla signorina in questo caso. Si sa mai. Quindi. E yes. Yes, Eva Shard. Ti è lo shard. Per quanto fievole sia. Grazie. E torniamo dove eravamo prima. Stavolta alla bottega di Macduff. Allora. Ok. Stiglia. Rifacciamoli fuori. Una brutta posizione loro. E via. Mi ha visto? Lo vedo confuso, d'accordo. Andiamo. Salve. Ah, la stamina. Stamina, mina. No, non fa le tue robe. Madonna, ragazzi, ma che cos'era? Una sputazzata di fuoco.
Non è una piromanzia, quella è la sputazzata di fuoco. D'accordo. E qua. A coppie. Vabbè. Sì. Forza! Ok. Beh, con quest'arma tutto è fattibile a quanto pare. È veramente... è performante a livelli importanti. Sono davvero contento. Magari non è così versatile. Ma dove vanno? Sono qua, eh? Dove cazzo vanno? Vabbè. Lo dicevo, magari non è così versatile. Però colpisce come un camion, quindi... d'accordo. Salve. Chi è? E lei lì dentro? La libero io. Ok. Quante volte sono morto aprendo questa porta? Non si può capire. Allora. Anima di cavaliere valoroso, effigie umana. Saliamo. E lui? Lo vedo confuso. Sono qua, eh? Calma. Ok, andiamo. 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 Andiamo a lavorare. Gemma vitale radiosa, la evochiamo Belle Claire? O famo i tryharder? Fammi i tryharder. Va bene. Let's go. Uno, due. Beh, il danno c'è. È la stamina che mi preoccupa. Ok. Non cadere. Ok. E uno è andato. Dai, chi sei? Alessio Rich. Si sta preparando, che preparazione. Bravo. Ah, brava, Alessia. Ho esagerato. Ok. Conviene scendere. Dai. No. Dovevi essere... ma che palle che sei. Ok. Bravo. No, ho esagerato. Ok. Chi è? Puntura nell'ano. Easy. Vabbè, 39-40 mila anime a scapo. Dana, grazie. Le meravigliose pareti invisibili di Dark Souls 2. Arrugginita. Ok. Qua che abbiamo? Pam pam para ta ta.
Osso di ritorno, d'accordo. Grazie. E via. Boom. Ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Io livellerei un attimino. E andrei di vita e stamina, onestamente. Vediamo un attimo. Allora, Bearer of the Curse. Vita e stamina. In questo modo. Bah, 20-20 non mi sembra male. 20-20. 20-20. 20-20 non mi sembra male. 20-20. D'accordo. Va benissimo così. Ed il restante in gemme vitali. Grazie. Oddio, c'è quel. Vabbè. Damo così ora. Stanze dei servitori. Allora, si scende. Buio. Randello Gra... Hola! Salve! Di nuovo? Non si arrende lei? Oh, ma che è sta? Sta animazione senza un'animazione. Mamma mia, i capelli mi ha tagliato. Dica. Dai, grande. Bravissimo. Sempre così. Avevo tre anime comunque, che numero incredibile. Ti tenete scintillante, d'accordo. Apriamo questo. Campana da sacerdote. Usiamo la pietra di first. Apriti, sedano. Campanile della luna. Salve. Pazzo sgravato. E per la principessa, yes, va bene. Ok, abbiamo un altro patto. Via, via. Sigillo del custode della campana. Ok. When the bell is in trouble, the ring brings you here.
For the princess. Madonna, risate. Abbiamo due campane, sì. Hai sempre a dire sta roba, beh? Ok, devo dire che vi ha creato in parecchi, eh? Non siete venuti benissimo, però va bene. Eccoli. Chi è? Ma sono resistenti sti stronzoni. Oh no, invaso. Che stronzo che sono, non devo cadere qua. C'è un punto dove cadere, sì, ma non qua sicuramente. Allora, era questo. Aia. Qua abbiamo anello di pietra blu, ok. E incenso dello scettico. Vincenzo dello scettico. Questo signore simpatico. Ok. Ah, ok. Se li prendi bene, sono due colpi più o meno. Va bene, va benissimo. Ha droppato. Scudo del custode della campana. Saliamo. Aiuto. Occhio che c'era l'invasore. Ok, dov'è l'invasore? Eccolo. No, madonna, costarco sempre. Via, due colpetti. Ok, madonna quanto torna indietro. Guarda quanto ci prova. Scusami. Niente da fare. Arco del custode della campana, ha droppato. Un altro arco, d'accordo. Prendiamo la campana e l'effigie umana. La campana e l'effigie umana, d'accordo. Benissimo. Poi che abbiamo? Gemma vitale radiosa, erba del tramonto. Cos'era su suolo? E ci siamo. Torniamo di sotto. Ok. E si va. Altra nebbia, così, tutti in fila, tutti senza pietà, via. Gargoyle della campana. La campana. Dai, oh no. Non vedo. Lock. Ok. Va benissimo, bravissimo. Via. Dentro. Stamina, mienchia. Stamina de merda. Dai, dai. Ah, dietro. Oh no! Gemmina, merda, sono in tre, nice. Devo tankare. Non ci arrivo. Lui che è ferito. Please! Però così è un po' una cagata. Ma hittato? Che bello! Che bello! D'accordo. No, Va bene. No, chi è quello ferito? Eccolo. Va bene. Uno e due, via. Mi ha hittato lo stesso, che bello. Uno, due, e sto cazzo, esatto. Tutta la combo gli facciamo fare, che bello che sei.
Usiamo una di queste stavolta. Un colpetto glielo diamo. C'è lui che è ferito, quindi attaccarlo male non sarebbe. Niente, un paio di palle. Mi sto complicando la vita perché mi servirebbe colpire quello. Ok. Ai, non vedo una... niente. Tu sei andato. Non è vero? Ora sì. Dai. Perfetto. D'accordo. E ci siamo. 30.000 anime, anima Gergol della campana, let's go. Anima di cavaliere valoroso e via. Anello rituale del sud. E... lì, sì, livelliamo ora. Livelliamo ora, non si sa mai. Quindi... animella usata. E... ok. Bearer of the Curse. Sick Light. Facciamo sempre 1 e 2, 1 e 2, 1 e sto cazzo. Ma è arrivato il capo all'energia già? Ma ci devo credere? Che tristezza. Un attimo allora, facciamo un altro tipo di roba. Del tipo adattabilità. Per ora sì. Non ho capito se già c'è un capo all'energia. Mi preoccupa. Boh. Spero di no. 120 mi fa dare solo 3 colpetti, quindi... non saprei. Non saprei. Scendiamo. Oh! Bella sta trappolozza. Non vedo niente. Ok. Volgel! Lupeccatore! Oh no! Ok, vai indietro. D'accordo. E ti è. Invasore esiliato. Che classe! Ok. Pigiomara. Dente di drago, oggetto pietrificato e insetto luminoso. Com'è morto questo cane? Falcione incantato. Parara, parara. Allora. Stanze dei servitori, yes. Ah. Andiamo. E quest'arma ha una bella... ha un gran bel danno. È una richiesta importante per quella che è la stamina, effettivamente. Però ci sta. Che stallocca... buona parte dei nemici. Chiave della Bastiglia perduta, salve. 619 di danno. Ok. Qui. Fiamma della farfalla. Farfalla della fiammala. Ok. Grande anima.
di qualcosa ignoto, non ho letto. No, è sempre sta storia. Stavo affogando. Mi fa sempre sta storia. Scendi. Chi è? Madonna, che tristezza. Sta scivolando. Ah. Va bene. No, 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 vi sentivo già, sentivo le catenozze, via voi. Terribili questi nemici. Terribili. Pericolosissimi. Comodo lui. Vabbè, andiamo. Anzi, non voglio disturbare. Ok. No, si sa mai. No! No, lui esplode! Oh, signor! Ok. Via tu! Via tu! E via noi! Via! Madonna! Ok. Sono pezzi di vaso che volano nel frattempo. D'accordo. Qua mi ricordo... Parete invisibile. Yes. Fiore verde. Come sono col peso? 69,6. D'accordo. Bravissimo. Non cadiamo di sotto magari. Grande comunque. Non ha droppato? O non è che magari ha droppato di sotto? No. Perché l'ho visto morire in una posizione un po'... un po' sospetta. Artiglio fortificante. Lì si salta. E prendiamo una... Fiamma della farfalla e torce, torciole. Che facciamo? Calma. Ok, vieni qua. Baby, you got something I want. Ok. Si può tornare indietro? Punto di domanda, credo di sì. Senza farmi usare magari un osso. Magari. Ok. Ok. Non si può. Che bel gioco! Realmente potrei scendere sotto, ma non ha senso. Quindi vabbè, usiamo l'osso e via. Mi siedo. E andiamo. Allora. Perdonami se ti ho mancato. Ok. Allora. Di nuovo qua. Quindi di nuovo gli stronzoni. Ah! Che fa? Fanno versi, fanno versi. Non ci provare. No, 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 il lock si sta un attimino. Ok. Perfetto. Esca, esca. Il lock addirittura va fuori. Ok. Nice. Tu vai via. Tu vai via. Salve. Perché questa roba? Dai! Scendi. Bravissimo. Non ti... Non, sta calmo. Salve. Chi è?
Ok. Fanno anche parecchie anime. Vincenzo dello scettico, Vincenzo dello scettico. Questa si tira. Brutta questa zona. ...312 anime questi qua. Va bene. Ah, ecco abbiamo Strayed. Anche se non ho tutti sti grandi ossi da parte, quindi per ora mi manterrei in questa maniera. Ne ho solo uno, ma mi serve effettivamente, quindi per ora stiamo così. Otto gemme vitali, d'accordo, un investimento. Carica! No, non ci provate, sai? Ok. E via. Pinnacolo della peccatrice. Yes. Andiamo. Accendiamo questo e mi siederei anche, onestamente. Ah. Grande anima di non morto perduto. Scivoliamo e via di qua. Ok. Viene qualcuno? No, quindi andiamo con calma. Oddio. Ti vedo un attimo sprofondato, eh? Vabbè. Cazzarola! Incredibile come vadano ad anticipare. Ma non è possibile sta roba! E scendiamo. Lacerante. Evochiamo dopo. Quello lo facciamo per motivi lore based. In questo caso. Salve. Oi. Sto qua, eh. Aia. Un colpetto e via, perché a quanto pare la stamina è sempre problematica. Madonna, la stamina. Non vedo. Peccato. Si è preso coraggio. Chi è? Non ci provare più. E ne userei, vabbè, quelle normali. E allora, lo scudo allungato del fiore vale la pena metterlo in qualche modo. Quanto pesa? Mi auguro davvero poco. Porca puttana, pesa. E nemmeno poco, realmente. E poi mi conviene aumentare ancora un po' il vigore, oppure facciamo un'altra roba, cioè... Scusate, perché onestamente... Ha un suo valore quello scudo. Minchia. Ok, ha un suo valore, ma quanto pesa? E vabbè, mettiamo. Mi sa che non ci arrivo lo stesso, sai? Mi sa che non ci arrivo lo stesso. Se io... Scusate un attimo. 71.3. 71.3. Devo mettere qualcosa di schifosissimo, quindi, mi stai dicendo.
Ma non è inguardabile più o meno con i pantaloni da brigante? Per ora mettiamo questo. Più che altro per l'effetto, non perché uno scudo in sé in questo caso. Quindi va bene. Aumenta la rigenerazione della stamina, che in base a come siamo messi con quest'arma è tanta roba. No, guarda loro, guarda questi. Mi fanno gli scherzotti. Simpaticissimi ragazzi. Certo, è inguardabile più o meno, però. Questo? Ah, Luet, il mercenario. Luet! Chi è? Chiave della Bastiglia perduta. Oddio. Più colpito. Boom! No, liscio clamoroso il primo. Via! Cazzatissimo! Madonna mia. Ok. Pericolosissimi loro. Lancia di Hyde. Yeah! Dov'è la ciabatta? Brando. Scusa. Oh, wow. Oddio. La ciabatta volevo recuperare. Ho perso la ciabatta. Seme del fuoco, d'accordo. Qua queste si aprono. Un attimino. Ho capito. E va bene, mi faccio un attimino più. Un attimino che. Il bau bau. Bau bau. Ok. E ci siamo. Allora. No. Qua? Ricordo. Ricordo purtroppo quante morti in questa zona per questi stronzi che arrivano tutti in una volta da tutti i lati. Guardali, guardali, guardali. Altri? Ah, ok. Dovrebbero essere finiti. Anima di Cavaliere Valoroso e Pietra di Farros, d'accordo. Ok. Allora. Tu. Poi nella versione base del gioco lo scudo allungato del fiore si trova praticamente in endgame, quando si ha l'accesso ai ricordi dei giganti, quindi è veramente importante come roba. Allora, intanto apriamo questa. Prendiamo la pietra liscia e setosa e usiamo una farfallina. La fiamma della farfalla, yes. Per accendere questi. Ok, questo. Ora possiamo evocare effettivamente Lucatiel, avendo liberato quella che è la strada in questo caso. Stai fottutamente vincendo? Non lo so se sto vincendo. Sto vincendo? Atreius, buongiorno. Non lo so se sto fottutamente vincendo. È tutto da vedere. Allora, andiamo ad evocare il nostro signorino. Sì che stai fottutamente vincendo. Si vince sempre. Si vince soltanto e sempre. Lucatiel! Aie! Allora. Aia. Non ti buttare sotto? Ok, grazie. Grazie. Andiamo. Via.
E qui, Madonna, Madonna, piano, calma, 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 che dobbiamo fare? L'idea è quella di, avendo sconfitto la peccatrice, dirigermi verso. Io vorrei evitare di comprare l'anello del gatto della ciosba. Salve. Una qualcosa nell'occhio, aia. Tranquilla, te lo levo io. Stronza. Ma qui il boss sei tu o sono io? Fammi capire. Vediamo. È da capire. Viecce. Liscio. Pure io. Dai, Luca, ti è forza. Fai il tuo. Madonna, devastata già. No, stronza, volevo fare no hit. Va bene, si fotte il no hit. Vai! Grande Luca Thiel. Ok. Ula! Ya! Vediamo una gemmina. No, Madonna. Ulla. Bravissima. Mi sa che è andata. Accolta anima speciale. Luca, ti sei stato estremamente utile. Ti ringrazio. Ok. Via, cazzo. E quindi. Apriamo questa meraviglia. Qua c'era un ramo? Yes! C'è un ramo. Questo significa che posso aprire o la statua dell'inizio, oppure quella. Ce n'erano altre effettivamente. Intanto livelliamo. Ah, mi sta sulle palle non poter mettere un po' tutto il set di Dranglake e il cappellino del cacciatore. Quindi vediamo. Ah, sì, l'ho acquirata. Lo so, hai altro da dire? No, questo l'avevi già detto. Va bene. Livellami, livellami tutto. Allora, io vorrei raggiungere onestamente il cap in il 105 sull'agilità e togliermelo dalle palle. Però mi sembrano troppi livelli buttati. Facciamo tre livelli così. In maniera tattica, buttiamo qualche livellino a vigore tipo. Ma sì, ma sì, ma sì. Giochiamola in questa maniera. Così io posso buttare via e rimettere. Ecco, è già una roba diversa. Ok. Tenere comunque lo scudo del fiore per l'effetto alla stamina. Purtroppo non arrivo a mettere il cappellino del cacciatore, ma sti cazzis. E il resto sempre a gemme. E il resto a gemme, d'accordo. Studiamola così. Thank you kind, grazie a te. E allora. Cosa fare, cosa fare, cosa fare, cosa fare, cosa fare. Sono un coglione, le 2000 anime andavano all'Alice. Vabbè, no problem, no problem, perché posso. Posso. Andiamo ad usare. Giusto, giusto, va bene, calma. Intanto andiamo ad usare l'osso.
Molla l'osso, giù l'osso. Del dragozzo. Di sto cazzozzo. Via. Allora, via di passaggio. Quindi. Eccolo. Facciamo tutto nel modo più completo possibile. Tu! Ho detto sì, non no. Via. Com'è? Atrofizzato? T'ho liberato, tranquillo. Chi è? E qui ci siamo. Poi. Ah! Non loro! Vabbè che so anime. Quindi va bene. Aia, figlio dell'Androcchia con l'arco. Carica! Bello! Mi è piaciuto questo. Ok. Vabbè, dagli quest'arco via. Madonna quanto è duro lui. Di sotto? Brutta sta trappolozza. Ok, tutta studiata. Via voi. Frammento di fiaschetta, bellissimo. Lui con l'arco sopra. E saliamo. Ok, è andata meravigliosamente. 36 anime, ok, e via. Bella lei. Ah, ok, ricordo. Rimembro, rimembro. Questo lo tiriamo giù. Questa è la zona dei giganti stronzi. Sì. Eccolo. Cioè, che poi sono due in realtà. C'è lui. Che bello quella scorinzola. E poi c'è il fratello. Eccolo. Riusciamo a farli una alla volta? No, bene. La presa no, la presa non esiste. La presa non devi farla. Madonna il danno che prende. Va bene, va bene, va bene. Pensavo peggio. Carisotto, grande. Quindi uno e due. Madonna mia! La grande lancia! E qui abbiamo il nostro amico. Ah ah ah! Povero sfigato. Va bene. Vai. Dai. Via. Via. Ma cosa ci provi a fare? Cosa ci provi a fare? Che cazzo stai parlando? Te, nemmeno schivo, ti passo sotto! Ti passo sotto, ti passo sotto. Vai via, dammi le tue 7200 anime e via. Allora. Voglio. Ora abbiamo le anime, effettivamente. Posso aprire il passaggio edilizia. Cosa meravigliosa. Quindi andiamo. Quindi. Passaggio di Lysia. Dlindels. Ok. Lysia! Arrivo! Ah, giusto, giusto, giusto. Il frammento, cazzarola. Tieni. Yes, è uno shard. Molto fievole, tieni. Perfetto, grazie. Andiamo. E 6 fiaschette, ci sta. Ok. Licia, Licia, eccomi. Hello there. An honor to see you again. This room is not as it seems. Non è come sembra. Not one pathway is leading out. Okay. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing. Funziona solo con i miracoli. Yes. Shall I provide you with one? Sì, no, no, lo voglio vedere il miracolo, Licia. Intanto fammi vedere un attimino di nuovo se è aggiornato. Niente, ok. Hai To cast altro? miracles, you must have strong Ah. faith in the gods.
sì. Miracles began as tales told by gods. Ok. We preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in return. Sì, 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 sì. You must nourish your faith. Ok. Miracles have been passed down. Dai tempi della prima fiamma. Isn't it extraordinary to think they've existed since the very origins of the world? Uh-huh. Immagino. You can have this power for yourself. Don't miss out on the road to enlightenment. Miracoli. No, what is the first flame? Cos'è, cos'è? Dimmi. Well, it's... You're not ready to comprehend it, I'm afraid. Perché ti stai scaldando? Ti stai... Ok, non ti agitare. Stai nel tuo. Vabbè, basta, fammi vedere sto miracolo e via. Sposta, fammelo vedere, dai. Ah. 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 Ho capito. Quel miracolo. Il miracolo del premere un micchia di... Licia, Licia. Yes, il potere dei miracoli vegli su di te. La fessa di tua sorella, Licia. Andiamo. Bah. Cosa terribile. Allora. Ci apprestiamo ad entrare in una zona disgraziata, schifosissima, maledetta, infausta ed infame. Che abbiamo qua, intanto? C'era il nostro amico, no? I don't know who you are, but... Lasciami in pace. Leave me be. Leave me be. The frailty of the weak disrupts the dark. Scompiglia l'oscurità. Leave me alone. Leave me alone. I'm interested in one thing, dark. You haven't the gift. Ah, allora. Leave me alone. Non abbiamo il dono dell'oscurità. Boschetto del cacciatore. Ok. Io mi siederei un attimino. In maniera tattica. E andiamo. Va bene. Il boschetto del cacciatore. Ma come se la ride? Te la ridi più? Povero. Poveri disperati. Salve. Ok. Che droppa? L'appola blu piccola. Vai, pezzo di Androcchia. Velenino. Ma io ricordo bene che... Esatto, i fungoni. Si scende. Scendiamo senza fare troppo danno. Ok. Porca mignotta. Salve. Salve, salve, salve. No! Ecco, mi ha avvelenato comunque, che bellezza. Tieni, tieni e via. Io userei velocemente un muschio. Sento qualcuno alle spalle. Alle palle. Ah, lui. No, locca bene! Locca! Dark Souls. Ok. Frammento grande e gemma vitale. Togliti dalle palle! Non voglio riprendere il veleno. Ok. Allora. La gemma. E dentro c'è... Stocco di Rickard. D'accordo. Lo ricordo, non era male su Dark Souls 2 lo stocco di Rickard. Però non è l'arma to go. Quindi va bene così. Per ora la grande lancia sta regalando grandissime soddisfazioni. Grande anima di soldato ignoto. Servizio di... Questo è un ascensore... L'ascensore dei tempi moderni, no? Eccola. Grazie. Gentilissimo. Allora, abbiamo... Ah, che belle ste pareti illusorie. Si vede una sega? T'ho visto ora, ok. E... Ok.
Si sentono lamentarsi. Ah! Che fa pazzo! Ok. Ah! Dal buco! Ritorna nell'ombra. Animo di soldato agnoto. Animo di soldato agnostico. D'accordo. E non lo vedo benissimo lui. Sta facendo palestra. Dai! Un, due. Un, due. Dai, dai! Forza! Tonifichiamo quei muscoli. Che? Allora. Allora. Oddio, vado a bloccare di qua. Allora. Saliamo la scalozza. E abbiamo cosa? Altri disperati? Quello è un supereroe. Salve. Ok. Randello. Il più classico dei randelli. Quello che cazzo sta facendo? Aspetta. Boh. E tu? Chi è? No, non finiamo di sotto. Cioè, comunque, devo... Devo finire di sotto, realmente. Ok, manchia il danno. Let's go. Com'è? Sempre che tonifichi... Ah no, si è stancato, d'accordo. Ha finito la sua serie. Colpiamoli per i nemici. Qua ricordo che c'è un trappolozzo. Madonna mia. Ma ha colpito lo stesso. Bastardo. Ok. Ma porca miseria, ma non è possibile che spuntate dal nulla ogni volta. Dobbiamo fare... Minchia, ma lo sapevo pure. Globo dell'occhio rosso incrinato. Ok. Qui scendiamo. Qui. Quello. Shortcut. La shortcut più inutile della storia dei Souls. Considerando che qui c'è un falò comunque, quindi... Boh, poi me la spiegano questa. Cioè, onestamente. C'è il falò e mi metti la shortcut. Cosa ci devo fare con questo? Ma... Non è che lo mettono sopra la shortcut. No, che poi c'è il cazzo di ponte maledetto. La mettono qui la shortcut. Dopo un falò. Ma... C'è prima di un falò. E beh, Dark Souls 2 regala magie. Allora. Una torcia. D'accordo. Qui qualcosina c'era, oltre che ad uno stronzo, sì. Cappuccio da furfante. Cappuccio da marrano. Ok, anime e lappole. Arrivo a mettere il cappuccio da furfante. Che peso potrebbe avere? Minchia, a me non ho parole. Per uno 0,2 vado in Fetrol. Disgrazia. Queste sono disgrazie. Dove va lei? Sono qua, Sto qua. Ma via della nell'ano. Agopuntura, ti è. Ok. Allora. Ricalcoliamo un attimino la situazione. Ci sono diverse zone fattibili. Direi che la prima, quella di maggiore interesse, levati dalle palle col veleno, potrebbe essere... Ah, intanto devo prendere quello. Allora, facciamo in un ordine le varie robe. Prendiamo questo. Gemma vitale, non ci avveleniamo magari, grazie. Oh no. Forlorn? Perché mi invadi? Tiè. E tiè. Ci hai provato, Ti è andata male. Che riusciamo a fare un backstab? Ma sì che ci riusciamo.
Boom. Melma, merdaccia aromatica, d'accordo. Altri. Questo cosa sta facendo, invece? Perché è blurrato in questo gioco il... Il mazzaghiodate, ok, grande anima. È blurrato il... Ray il timido, no, tanto timido da non evocarti. Il binocolo è blurrato su Dark Souls 2, non c'è una motivazione, però è blurrato. Va bene. Ma per andare lì dentro... Se non ricordo male... Guarda quello quanto corre, guarda quanto piotta! Va bene. Ma qui dentro, sì, ok, salve. Chi è? Ula! Mamma mia. Vabbè, ti è andata male, ti è andata male. Muschio velenoso, fiore verde. E questo dovrebbe essere una... Una polvere d'osso sublime? No, scherzavo, lancia dell'anima cristallizzata, polvere d'osso sublime, ok. Ah, qui, ah, giusto, tutte e due erano, d'accordo. Sì, è lancia dell'anima, non cristallizzata. Non diciamo... Non diciamo eresie. Allora... Oh cazzo, vero? Madonna il danno! Madonna il danno della grande lancia! Va bene. Non fa prigionieri quest'arma. Porca mignotta. Ecco, gli scheletri invece hanno una certa... resistenza, mettiamola così. Frusta dentata. Ok. E via. Ah, 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 che zone belle. Qua in ordine perché... Ti pareva? Ma ti pareva? Ma che? Tu hai, ti sei preso di coraggio con l'equilibrio? Non ho capito. Questi devono essere necessariamente attirati uno alla volta perché fanno assieme... Ok. Sono una tragedia se vengono tutti in una volta. Cheat. Via lui. Molta calma. Perché quello dietro? Perché lui dietro? Va bene. Vieni tu. Allora hai rotto tre quarti di cazzo, sappilo. Ok. Gemmiamoci. Dovevi venire tu prima in realtà. Però vabbè. Ok, bravissimo. E via. E teoricamente ci siamo a livello di... Il cazzo. Tu? Era più timido degli altri lui. Va bene. Allora. Che zona vergogna. Ecco, io intendevo una shortcut. Signora From, avrebbe avuto estremamente più senso, che ne so, in questo ponte, una scala che va sotto, un che cosa ne so, ma non... Vabbè, Dark Souls 2. Cioè, non... Dark Souls 2. Abbiamo ai limiti che ha, quindi va bene. Purgatorio del non morto, salve! Ti carico? Ta 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 ta, ok. Ti stunno? Oddio. Backstab? Manco per il pisello, però ti stunno. Va bene. Ok. Ora... Merda. Loro mi seguono, d'accordo. Partono le scommesse. Da 1 a... 100... La possibilità che io possa cadere qui sotto. È alta, durante il salto. Va bene, famolo. Mm.
possibile. Io lo sapevo. Non c'è boss che tenga, non c'è nemico che tenga, non c'è zona che tenga in questa serie, in questo genere. Ma la gravità è il mio nemico peggiore. La cazzo di gravità è il mio nemico peggiore. Io e la gravità siamo due cose opposte. Io e la minchia di gravità siamo due robe completamente opposte sui Souls. Benissimo. È andata meravigliosamente. Meglio di così non poteva andare. Io e la gravità siamo due cose, due piani completamente opposti. Non ci incontriamo mai, d'accordo? Stupendo. Io direi di farmela a corsa, perché di rifarmi tutta sta zona uccidendo tutto quello che c'è, onestamente, anche no. Girano un po' le palle di potenza. Andiamo, niente. Ma la cosa divertente è che io voglio ritentarlo il salto. Questo vuol dire che potrei rifinire nuovamente di sotto. Ah, mamma mia. Che gioco. Che merda. Che roba infausta quel salto là, veramente. Una roba terrificante. Sì, va bene, saltate, va bene, non vi cago, non vi cago minimo. No, non ci prova, sai. Guarda la ma... Allora, non famo scherzi, eh. Corri! Ok. Il problema di quel salto è che deve essere fatto da un'angolazione un pochino... un po' sospetta. Ora, il mio... ecco qua, io lo sapevo. Porca puttana! No! Ci arrivo? No! Ci posso credere! Niente. Benissimo. È andata alla perfezione la live fino ad ora. Era andata in un modo al limite del divino, del sublime. Ma non si deve smentire mai la zona. Quindi va bene. E la cosa migliore, mi sa, è eliminare quella zona fino a là. Quegli stronzi là, in questo caso. In modo da poter tentare il salto con calma. Con calma. Quindi va bene. Niente. Ma questo è tutto content. Ecco qui, anche lui che mi colpisce content. Andiamo. Ai. Gemmina. Così, veloce e via. Allora, mi segue lui? Perché sento... che cazzo se mi... Mi seguono! Ma io non ho capito il vostro... Ma tu da dove minchia arrivi invece? Bah, no, ma che sta succedendo? Lui è all'equilibrio, giustamente. Finito in tragedia. Ma che succede, venditori ambulanti fuori? Oh, il panico. Calma. Riprendiamo in mano la situazione, che è un attimino sfuggita. Allora, tu salta, d'accordo. E tu vai via. Tu sei uno. Poi, chi è che scende? Ah, lui è sceso. Bravo. Mi è piaciuto quel colpo. Rigemmiamoci. Chi scende? Tu. Chi è? Globo dell'occhio rosso incrinato. Tu? Quando vuoi, eh? Bravissimo. E ci siamo. Ora, con tutta la calma del mondo, con tutta la calma del pianeta, cioè, cerchiamo di... Dove sono le anime? Ah, lì, ok. Allora, perché prima non ha saltato? Ok, ok. Ma va bene. Seme del fuoco. Ora c'è il salto di ritorno, che teoricamente è un pochino più semplice. Sì. Ci siamo, va bene. Boss fight. Abbiamo recuperato, dai.
Oh shit. Carro del boia. Va bene. Oh figlio. Aia. Va bene. Speravo venisse shottato il necromante. Invece niente. Loro mi seguono, tranquilli loro. Oh cazzo. La mignotta. Va bene. Fiaschetta. No, magari morire qua no, eh. Morire con sti stronzi anche no. Ok. Eccoti. E vai via. Ora, oh merda. No. Va bene. Allora, cosa buona e giusta? Liberare prima la zona da questi stronzetti, in questo caso. In questa maniera, sì. In teoria ci siamo. Tira sta roba. E via con lui. Bravo. 1, 2, 3. Ok. Va bene. D'accordo. Oh, questo attacco dovevi fare. Sei meraviglioso. Ti ringrazio. Va bene. Anima carro del boia. Perfetto. Ora si può esplorare con maggiore calma la zona, effettivamente. Ah, qui abbiamo anima morente. Anima morente. Una... un falcione molto dritto. Ok. Effigie umana. Troppano parecchie effigie umane gli scheletrozzi. Not bad. E si può andare. Prendiamo questa. Anima di guerriero coraggioso. E possiamo andare. Qua, piccole chicche, piccoli segreti. Guardate che vi faccio scoprire. Cose incredibili. No, vabbè, non è vero. Un minimo di senso esplorativo si trovano ste robette. E qui abbiamo il nostro amicozzo. Qua, ora uniamo il patto. Ci uniamo al suo patto. Amicozzo. What is it? Maricozzo, salve. What is it? You travel on now. This place won't be any fun. Not for you. Ok. What is it? Ah, di nuovo. What is it? What is it? Non mi fa... What is it? Ma per caso... Oddio. What is it? Ma perché faccio parte del patto della campana, possibile? Non ricordavo questo particolare, quindi non posso entrare se faccio parte del patto della campanella. Va bene. Non entriamo. Non ci vuole. Allora, che abbiamo? Animelle. Sì. Ah, e lo è soprattutto, ok, la polvere d'osso sublime. Questa la usiamo, questa la usiamo. Questa la usiamo. Queste le usiamo. Pure questa. E livelliamo. Livelliamo cosa? Vediamo. Cosa si può fare?
potrei fare un bel po' di vita, come anche magari il vigore. Facciamo il vigore e quei punti a adattabilità. Ok, 10.000 anime, d'accordo. Ma con questo vigore cosa si può fare? Questo si può fare. Minchia, 70%. Ma è Fetrol 70 preciso? No, non è il Fetrol. E ci sta anche, devo dire, da un punto di vista quasi estetico. Va bene, prendiamo queste e basta. Prego. Bruciamo la polvere, dosso sublime. Una forza ha potenziato la fiaschetta Estus. D'accordo. E torniamo al boschetto. Al ponte, sì. Ok. E via. Oh, che cazzo è stato? Salve. Va bene. Via tu. No, liscio. E via tu. Mamma mia, perché mi devi colpire? Riusciamo col backstab? Non riusciamo. Va bene. Non è un problema. Non ci facciamo avvelenare, gentilmente, come sempre. Va bene. Che è stato sto suono? Niente. Lui fa la sua corsetta. Ah, salve. Bello questo liscio, mi è davvero piaciuto. Mi ha emozionato. Ti si vede, eh? Vabbè. Sto cane? Ok. Oh no! Va bene. E... non ci provare! Via. Allora. Questa è chiusa. Yes. Qui dentro invece... ah, i vasi maledetti. I vasi schifosamente maledetti. Questi non muoiono, ricordo bene. Questi, fino a quando è vivo il loro maestro, non muoiono. Dobbiamo cercare il figlio di Zoccola. Eccolo. Aia. Oh, porca mignotta, m'hanno gankato. No, no, che liscio assurdo. Potresti anche morire, tipo. Esatto. Ok, benissimo. Gemmetta vitale. Ti colpisco? Sì, ti colpisco anche. Dai. Ma che palle. E andiamo. Ma tutti così muoiono comunque. Che cosa particolare, d'accordo. Crepa. Spezza corazze. Wow. Tu vai via. E qua che abbiamo? Ah, no, ok. Lui e lui. Oh, merdaccia. Una gemma vitale, male non fa. Allora. Ah, Rowena, la spietata. Rowena, per chi non si accontenta. No, non faceva così, vero?
Via tu. E via. Non droppi? Che tristezza. Chiave della prigione del non morto. Questa serve per il nostro... Dobbiamo tornare indietro, perché ricordo dove si usa effettivamente. Tu vai via. Un altro randello, potrei fare dual wielding di randelli. Oh cazzi. Chi t'aveva visto? E si usa qua. Accendiamo, ma non ci sediamo. Ehi là. Who are you? I thought you were that bastard for a moment. Che tu fossi quel bastardo. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Creighton. Creighton di Mira. I travel from land to land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. Adoro il pericolo. I joined forces with a man on the way. He was no more than a backstabbing. Furfante traditore. First chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. Bravo, complimenti. I trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pite. He said. Hoi, mate. Hoi, pite. Quello che ti ha rubato? Ok. Ok. Quel viscido infame. Slimy rat. Ok. Sue malefatte, quel birbante. Apprendi gesti. Euforia. Grazie. Vuol dire che si tiene in compagnia il nostro Creighton. D'accordo. Non ci sediamo però. E andiamo. Il nostro buon Creighton di Mirra. Allora. Madonna santissima, stavo per cascare di sotto a causa del jump attack. No, brutta sta stanza così. Via tu. E via tu. D'accordo. Gemmina. Fiamma della farfalla 2, ok. E via. Sti stronzoni. Bordello che fa sta cascata. Ah, è un attimo adesso. Che abbiamo qui? Altra gente? Se non mi ricordo male c'è un altro di questi. Esatto. Via. Ok. E ok. Allora. Riusciamo a prenderla? Sì. Pezzo di tanite, grazie. Mi serviva. Ah, è frammento di fischietta Estus. Lui è Creighton, ma non ho intenzione di evocarlo, onestamente. Andiamo così.
Via. Allora, qui che c'era però? Aspetta, 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 aspetta. Da questo lato. A combustione, frammento di titanite. La combustione, la piromanzia. Let's go. Pronti? Via. Signore degli scheletri. Signori degli scheletri. Ma lui è il primo ad andare. Che dolore. Ok. Due. Tre. Aia. Oh, stronzo. No, non volevo usare. Vabbè. Ula. Calma. Chia. Ok. Va bene. Aia. Oh no. Calma, mi ci curo in faccia. Ok. Dai. Bravi. Madonna mia, ma com'è? Il tempo che spawnano sono già andati. In fila. Bravi ragazzi. Oh no. Ma quanti minchia. Un pochino, Dai, dai, dai. Vieni. Madonna mia. Che sta facendo? Dove attacca? Ok. Bello, mi è piaciuto questo. Te lo riconosco, bravo. Ma ora chiudiamola qua. Tira fuori gli stronzi. I rotelloni. Da un certo punto di vista mi dispiace che l'unica parte dove effettivamente ci sono i rotelloni è questa. Perché alla fine potevano essere implementati come nemico del gioco senza tener conto di questa boss fight. Che poi boss fight, oddio, è particolare come boss fight, eh? Difficile morirci. Ok. Ok. Valle del raccolto. Accendiamo il bonfire. Andiamo a livellare, anche se non penso si possano fare tutti sti grandi livelli ora, onestamente. Beh, quello che possiamo. Allora, frammento, non ho nemmeno anime infatti. Vabbè, ti do il frammento comunque. E questi livellini li facciamo del tipo due livelli. Wow. Direi adattabilità per andare un attimino a chiudere il discorso poi, visto che ci avviciniamo alla chiusura dell'adattabilità effettivamente. Ok. Thank you, kind. E andiamo alla valle del raccolto. Zona velenosa. Interessante.
Salve. Are you a traveler? Are you a traveler? I'm Cloanne. Cloanne. A North Stone trader. Hmm. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this God's forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Ah, now your ears prick up. Ah, adesso. I've extras if you can pay. This is my trade, after all. Ok, quindi vabbè, frammenti e falò scetico, ma calma dell'anima e seconda morte, roba che onestamente con noi ha poco a che fare. Parlami, dimmi di più. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison, you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefici speciali. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. Con parsimonia. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Okay. Drang Lake. Drang Lake. How is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. Smemorata. Smemorella. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Okay. Perhaps we'll meet again, if we live that long. Speriamo. I've searched every... Va bene, e ripeti il dialogo. Ok. Lui sta origliando, tranquillamente. Ah, questa zona meravigliosa. Salve. Che palle che gli scheletri... beh, giustamente sossa, quindi... gemma vitale... colpire questi potrebbe essere un pochino più complesso. Questa è da esplorare tutta come zona, nonostante il veleno. Ok, avvelenato. Va bene, non devo preoccuparmi del veleno. Ma però magari devo preoccuparmi di colpire i nemici, questo sì. Ce la possiamo fare. E considerando che l'arma guarda parecchio in alto, è complesso hittarli. Prendiamo le robe. Pezzo di titanite, questo serve come il pane. Lui è più resistente del solito. Lui no. Un po' a caso va, ok. Torcia. Anima morente, pietra liscia e setosa piccola. Pietra liscia, setola piccola e frammento di titanite. Poi anima morente, frammento di titanite, pietra sanguinante, anima morente, frammento di titanite, anima morente. C'è un bel accumulo di anime morenti qua, ok. Anima degli mortacci tua, sa, vieni, ok. Bene. Siamo due. Anima morente, frammento. Frammento. Ok. E questo? Coltello da lancio avvelenato, d'accordo. Yeah, no, perché non lo colpisco? Bene, che bello. Allora, ramo profumato del passato e torcia, d'accordo. Gavlan, amico mio, eccoti.
ti trovo anche qua. Pietra grezza. Carlan. Hai altro? O hai sempre... No, vendi altro. Stessa cosa? Gavlan will, Gavlan deal. No, sempre la stessa roba. Va bene, va bene. Non si vede niente. Ecco il Lutz. Ovvero seme del fuoco e benedizione divina. D'accordo. Diamo anche una seconda. Ok. Fatto una cazzata ad usare la seconda. Occhio a queste. Pericolosissime. Le maghe del deserto. Occhio. Ok. Via. Sono debolucce a livello di quella che può essere la difesa, ma a livello offensivo sono dei diavoli. Se colpiscono con, soprattutto con gabbia infuocata, la piromanzia. Oh merda. Via. O combustione, non ricordo. Cioè, fanno una cosa che praticamente devasta. Credo sia combustione? Boh, non ricordo. Vabbè. Andiamo. Ah, qua ci sono diverse lucertoline. Che a me non dispiacerebbe. Ecco, appunto. A me non dispiacerebbe, però poi devo fare i conti con il gioco. Frammento grande. Frammento e pietra pallida. Siccome loro, se io mi siedo al falò, respawnano, facciamo sta roba. Magari evito di farle cadere nel buco. Ecco qua, esattamente, proprio così. Si vede niente? Non si vede una cippa. Incenso del sempliciotto. Figiomana, frammento grande. Oh no. Ok. Questi sono pericolosissimi perché teoricamente shottano. Ecco. Esatto. O comunque non mi ha shottato, ma mi ha devastato. Cioè, mi ha distrutto. Porca miseria. Perché diciamo che non abbiamo una grandissima difesa dal malocchio. E quindi devastano. Di conseguenza. Scheletrozzo. Ok. Frammento. Frammento. Lastra di titanite. Così. Occhio. Camaleonte. Frammento. Porta fortuna del drago. Fortuna. E nodaci. Io andrei un attimino al falò, in modo da ricalcolare la situazione. Falcetto mezzaluna. Sediamoci. Allora. Oh no. Non scappare. No. Ok. Anima morente. Tu che hai? Speravo in un pezzo di titanite dopo tutta sta cacciarata qua. Vabbè. Niente. Niente pezzi. Pazienza. Pazienza. Risediamoci. E via adesso.
Allora andrei il lato sinistro di qua. Cazzatissimo lui. Vieni qua. Non dovevi fare sta roba, sappilo. Questa devi rompere. Stai rompendo i coglioni, lo sai, vero? Ce la fai? Questo. Oh, bravissimo. Era difficile. Mai visti attaccare in questa maniera? Abbastanza rara come roba. Torcia. Gemma vitale radiosa e pietra liscia e setosa piccola. Anima di non morto perduto. Antica picca da cavaliere, antico scudo grande da cavaliere. Ok. E qui invece cosa abbiamo? Pietra velenosa e resina marcia. Mi sa che comunque andando qui sotto... Oddio, sento... Alla cieca dobbiamo combattere, non vedo niente. No, mi tocca usare un altro osso. Che zona schifosa. Si vede niente? Vabbè. E ok. Allora... cazzarola, vero? Brutta questa situazione. Ok. Anche pochi colpi alla volta. No! Merda, mi devo curare? Mi sa che sono morto? No, forse no. Ok, no. Va bene. Ok. Andata. Tre fiori verdi. Incenso del sempliciotto. Gemme vitali, d'accordo. E qua frammento grande di titanite. Che fa? Si è alzato lui. Si è preso di coraggio. Grande anima. Giusto che volevo fare una robetta l'ultima volta, che poi non ho più fatto. Diminuire magari di uno. Forse no. Non ricordo se poteva andare l'audio. Ci sto pensando ora, dopo 2 ore di live praticamente. Però vabbè. Ma non credo, credo possa andare in questa maniera. Vincenzo dello scettico. Ok, lo vedo un po' disperato. Oggetto pietrificato, d'accordo. E possiamo andare a sto punto. Ora sì, dal lato giusto. Ecco qua, stronza. E salve. Mica se sono duri loro. Holy shit. Bravo, complimenti. Premio Nobel all'intelligenza. Va bene. Picco terrestre. No, perché dove sei spuntato tu? Ma porca merda. Mi devi far avvelenare per forza, sì. E beh, polvere riparante 2. D'accordo. Pietra di Pharos. Ah, è Lucatiel. Dimmi.
Still on the road, are you? Sorry to have burdened you so. This is for you. By way of an apology. Per scusarmi. Anello protezione d'acciaio più uno. Questo male non è per niente. Cioè, magari al posto di quello della minchia, visto che... Quanto pesa, scusate? Ma porca miseria, ma non è possibile. Ma davvero? No, Luca, Tiel. Povero. Frightened. He became the most decorated swordsman in all of Mira. I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. Not once. But then, one day, he was gone. Lost without a trace. Now I'm certain that he was taken by the curse. Brutta roba. If only someone would hear my tale. Ti sto ascoltando. My brother must have come here, too. Pazzito. Soon I may forget even about him. If only someone... My brother. Va bene. Sta cominciando ad andare, Lucatiel. Si percepisce la vuotezza che comincia a prenderlo. Anello del veleno, anima di cavaliere valoroso. D'accordo. Ma sapete che per la zona sembra una cazzata. Dov'è? Non posso metterlo sempre per il peso, ma non ho parole, d'accordo. Ma che delusione, che tristezza. Va bene. Allora, di qua. Ah, sia lodato il sole. Ne abbiamo? No, va bene. E ci uniamo, che fate, ne privi i guerrieri del sole. Eccoci. Meraviglia. Dov'è? Togli sta roba. Ah! Sì, ha lodato il sole. Che bellezza. Ok. Wow. Salve. Okay. Picco terrestre. Non ci provare con queste cose, non ci provare, sai? Oh signore, piano. I funghi! Merda, piano, piano, piano. No! Ecco. Questo è quello che intendevo io con... Hanno l'attacco che sciotta. Quell'attacco lì. Cioè, ci sono rimasto per pochissimo. Oh, merda. Ah, c'è tutto in questa stanza. Funghi, cazzate varie. Ninja. D'accordo. Calma, amici. Amici, calma. Oh, merda. Aia, che dolore. Che dolore. Una freccia nell'ano. Una torcia. Ok. Eccolo adesso. Boss particolare. Ma via. Demone della cubidigia. Anche conosciuto come Jabba, praticamente. È Jabba, cioè c'è poco da dire. E Jabba.
Questo è un boss di Dark Souls 2 comunque. Magari evitassi di farmi colpire. Ok. Via. Signori, anima della demone della cupidigia. E vabbè, che cosa si può dire? Nulla. Davvero nulla. Davvero nulla. Perché tre quarti dei boss di questo gioco sono questa roba qua. Quindi va bene. Allora, eccoci qua. Anime ne abbiamo? Sì, un pochino. Queste sono quelle morenti. Valgono poco. Ok. Ok. Mm-hmm. E va bene. Ho frammenti? No, scherzavo. Allora. Ok. Ok, anche se si potrebbe addirittura portare a 100... Aia. A 100... A 110 l'agilità in questo caso. Clan! Ehi! Ok. Ma questo lo hai già detto, effettivamente. Ma non hai nulla di nuovo. E quanto... Ok. Merdaccia secca, me ne serve... 2530 anime comunque. Però, d'accordo. E con il restante al solito. Queste. Perfetto. Thank you kind. Allora, quanti ossi del... Non ossi, scusate. Quanti rami? Ok, due. Ce n'è uno da poter usare. Qua. O comunque c'è una statua da poter liberare con uno degli ossi qua. L'altro me lo tengo momentaneamente. Quindi andiamo di qua. Di qua. Andiamo a lavorare. Ora pam 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 pam. Andiamo. Pam pam. Oh stronzo. Ok. 480. Interessante. Allora si doveva scendere. Ma forse facevo prima ad andarci dal... Dalla zona dei vari aghi. Eh sì, perché devo anche chiamarla. Vabbè. Vabbè, ormai siamo qua. Va bene. Ok. Ai ai ai, la schiena. Ah. Uff. Ah. Via. Oh. No, lisci. Tosti lisci. Piano. Ok. Chi è? Ok. E via. Ok, usiamolo. Alzati e cammina, Lazzaro. Chi è?
Allora, e qui abbiamo, se non ricordo male, un ulifante! Un ulifante! Devastato, devastato! Ah, la barda mastodontica! Non è interessante come arma? Oddio, 26 a forza B, scala B a forza. Non è un brutto scaling. Frammento di fiaschetta Estus, d'accordo. E qui... questo dovrebbe essere un set. Quello del cavaliere. Com'è rispetto a questo? No, non ne vale decisamente la pena. E possiamo andare a questo punto. Ma torniamo a Majula a dare intanto il frammento alla signorina. Ok. E torniamo. Eh sì, al picco terrestre. Non abbiamo tanto altro da fare. Ok. Oh, 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 calma. Ok. Sempre geniali loro. Gemma vitale radiosa. Nice. Salve. Avete stunnati, quindi a me va più che bene. Oh cazzarola. No, che stronzo, che sei? Non è possibile. D'accordo. E poi, questo? Ah, Scarlet la devota. Ok. Oh no. Perfetto. Non mi ricordo. Picca. Allora. Belli loro. Belli davvero. Ok. A coppie si incastrano nei muri. Salve. Liscio. Ok. E via. Nella nebbiola. Accendiamo questo falò. Non ci sediamo, come sempre. Però accendiamo una bella torcia. E famo sta cosa qua. Inspiegabile comunque. Però va bene. Ok. Oh cazzarola. Pazzo pa, è impazzito completamente. La full combo ha fatto. Bombe nere, d'accordo. Minchia, ma come dovete rompere le palle ogni volta? Ok. Questo si rompe, sì. Il nostro amico. Shush. You Aegis. Shush. Stay quiet. I'm on the run. Don't give me away. Perché si tiene la panza? You're a fugitive too, eh? Yeah. Why else would you be here? Altrimenti perché saresti qui? It's got death written all over. Aria letale. You want to climb down here?
I can lend you a ladder. But, quanto puoi offrirmi? Che stronzo. Have you no gratitude? Downright rude, really. Maleducatissimo. I've got a soft heart, so I let you off this once. Icchia, 2000 anime lascerò stare, ma hai visto mai? Ma non le ha prese? Non ci ho fatto caso. Boh. Poi da dove l'ha tirata sta scala, mi piacerebbe capirlo. Dove l'ha tirata fuori? Se la tiene in tasca lui. Ah, ora le ha prese. Ok. What is it? What do you need now? Ti serve ora. Gilligan della scala. Ok, prendi i gesti. Prostrati. Bello. Have you heard? Well, apparently there's this monster lady, right? Mostro femmina. The poison does wonders for her body. You know, health, beauty. Una cosa così. And I thought only human women were so petty. That creature. She was human once, you know. Yeah. In fact, she was wed to the prince of that nearby castle. But her husband? He had innamorato di un'altra. The princess was desperate. Sought eternal beauty, hoping that it would restore the prince's affection. You see what I mean? Before long, the princess's ire transformed her into a monster. Now, listen here. When do you think this all happened? Long ago, when this very land was called something else. We say Dranglik now, but countless kingdoms have risen and fallen. Sorti crollati. And this won't be the last. Oh no. That damned hag just can't let her old flame go. She's going to get us all burnt. God almighty. I'm not going to die in this dump. This dump. God. Ok. Cos'hai? Artigli. Ok. Roba di cuoio nero, che è la roba del ladro. Un orramento a forma di scala. Ah, una la miniatura. Va bene. Buona fortuna. E un attimino che... Ok, eccomi. Ai. Allora. La scala l'ha tirata giù, eccola qua. Quindi scendiamo. Pietra di Parros, titanite scintillante. Nice. Andiamo. Un attimino. Giro questo microfono. Ok. Si può andare. Stronzone, questo mi tira giù. Cappuccio da prigioniero. Vincenzo al solito del sempliciotto. E un attimo, prima di tirare l'ascensore. Porca merda. Bello, bella questa combinazione. Pazzo completo. Ok. Cioè, avvelenano. Arrivano. E che cazzo, ti curi? Ok. Arrivano a 2000. Ok. Ci siamo. Altra così per sport. E via.
Fate. Well, we well. Met again. There's treasure this way, but I have a bad feeling about it. E ha un brutto feeling. I don't quite have the guts myself. Well, we meet. Stessa cosa, va bene. Però non si apre da questo lato. No. Shish. Va bene, fuori da qui. Qua abbiamo uno stronzo. Ok. Là non è tanto fattibile saltare. Oh, ostia. Via. No, ho dimenticato. Mi stava devastando. Una freccia in fronte mi sono preso. Pietra di Farros, d'accordo. Un'altra delle signorine, via. Disperata. Sempre voi. Ok. Che l'ho rotta a distanza per evitare il veleno. E ok, se tiro questa, sotto dovrebbe esserci una robetta, no? Sì, in realtà nemmeno sopra sono andato, quindi prendiamo questa roba qua. Evitiamo di farci fare affrettata, quindi aspettiamo l'ascensore. Aia. E la ritiriamo con noi sopra questa volta. Ok. Scudo di mirra. Via. Oh no. Trappolozze, wow. Stronzi? No. Invece sì, maschera del manichino, ho sentito qualcuno? Ma vaffancuore, lo sapevo! Vabbè, scendi, dai. Chi è? Com'è la maschera del manichino? Cioè, pesante, ma non... non ho parole. Va bene. Allora... eccoli. Ah. Ritenta, sarei più fortunato. Ok. Fiamma della farfalla, ci sta. Non ho parò. Stava finendo in tragedia. Ok. Allora, questo dovrebbe essere un muro invisibile. Guarda che mi ha beccato il veleno, ora mi prende pure. Perché continua a salire. Sì, comunque sì, c'è. Anello di quarzo degli incantesimi plus one. Wow. E poi... t'ho visto, eh? Oh, merda! No, 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 bruttissima, bruttissima sta roba, un attimo. Un attimo perché finisce molto male. Mi sa che ci schiatto. Forse no. No, guarda sto stronzo! Vabbè, è morto comunque. Stava finendo malissimo. Veramente male. Lei mi terrorizza. Ok, meno male. Che ha droppato? Erba crepuscolare appassita. Let's go. Ah, la zona dei fungoli.
I funghi, guarda come balla. Mi pareva. Beh, a sto punto, rascio. Tanto mi hanno già avvelenato, sti cazzi. Ok. Io userei velocemente le gemmine. Almeno le droppano, le recuperiamo. Fiore verde, gemma vitale. Eccolo il primo, lo ricordavo. Ok. Primo Mimic. Simpatico lui. Che aspetta. Oggetto pietrificato. Un falò dietro un muro invisibile, veramente tanto invisibile che non ha senso. Che bella questa roba. Cadiamoli. Ma perché sto danno? Io non l'ho capito. E sto danno è una stronzata, onestamente. Va bene. Gemmine. Pietra velenosa. Pietra velenosa. Pietra velenosa. D'accordo. E via. Ed eccoci qua. Bossetto, via. Mifa, eccola. Ula, calma, minchia il danno. No, 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 togliti dal veleno, cortesemente. Se stai nel veleno non abbiamo concluso niente fino ad ora. Ma è stronza. Ti puoi togliere dal veleno? Ci sei ancora. Puttanazza. Dai. Non ho parole. Dai, ok. Evito di rompere le balle. Non andare nel veleno. La stronza recupera vita andando nel veleno. Niente da fare. Bravissima. Oh, combattiamo qua. Stunnata. Via. E 24.000 anime. Ci sta. Andiamo. Ok. Penso di voler dare ancora qualche punto a vigore, ora che ci penso, nell'aumentare di livello. Beh, adesso vediamo. Il forte ferreo. Bella sta zona. E tra l'altro è una grandissima zona di farming anche, almeno questa iniziale, perché danno un bel numero di anime i nemici. Quindi ci sta pure. Boh, ora vediamo. Ah, intanto dicevo, il vigore volevo aumentare. Questa e via di vigore. Beh, vediamo gli sti due punticini. Va bene. Così almeno intanto posso mettere l'anello
Esatto, protezione d'acciaio più una che aumenta di un bel po' il tutto. Ok. Poi non lo so, tipo... cappuccio da brigante. Ah. Vabbè dai, ce l'ha una sua... ce l'ha una sua estetica. E con il restante delle anime in realtà... esatto. Eccolo qua, Gilligan. Wes, you found your way out too. The name's Gilligan. Gilligan. Don't make me say it twice. All right. What do you want? What do you want? I have everything you need. Allora, aspetta. Oh, I should have listened to the warnings. Okay. This place is flipping mental. Huh? No, I wasn't born here. I'm from a wee bit. I'm from a wee bit out west. That's all. West. Seen some rough times. I think I'll settle down for a while. You wouldn't believe the shenanigans that happen in my business. In my business. I thought at least here in the middle of nowhere, I could steer clear of, you know, my own pals. Oh, don't ask me what happened. You know, discretion, me old chump. That gaping hole. Well, search me. It's where the people around here toss all their rubbish. Lì dentro, beh. You know what. Whatever they are. Cadaveri. Cadaveri. Oh, and those human statues. Who are they supposed to be? Anybody, I suppose. Probably just some old pagan costume. What's it like at the bottom of the hole? I mean, why in the hell would I know? Oh, yeah. Somebody told me that the grave of a saint lies below here. But not built by the king, no. It date back to a time long before him. The tomb connects to that hole. And there's something about some rat king. Certo, re ratto. Hell, if the old rat is as rich as they say, maybe I should go and pay him a visit. Okay. Oh, I should have listened to the... Vabbè, e qui ripete il tutto, d'accordo. Non è nient'altro se non... esatto. Crotella fuori posto. You need a ladder then. Ok. E teoricamente costano. Ma vediamo. Azzalama. 12.000. Quella da 12.000 teoricamente per... andiamo direttamente con questa. Anche se non voglio andare ora realmente. I get such a warm feeling inside when I get the chance to help others. La tira fuori dalla tasca adesso. Ah no, l'aveva lì, ok. A terra. Ok. Hey, this ladder's not for sale. The only things I sell are... che se poi ci sono dei drop effettivamente. Tactics are fancy. You can buy as many as you like. Vabbè, ti ringrazio. Ok, vabbè. Allora, un attimo devo chiudere perché... porca miseria. Eccomi. E si può continuare per quello che è il forte ferro a sto punto. Ok.
Eccoci qua. Dicevo, zona interessante a livello di anime. Bella davvero come zona. Comunque, salve. È una meraviglia poter risturnare loro. 840 anime a nemico. Almeno questi standard, i cavalieri, i soldati standard di Alon, questi sarebbero. Mi ricordavo, infatti. Sharon, la spadaccina. Bello. Ok, va bene. No, liscio. Liscio. E là, su ste combo. E via. 3960 anime. Let's go. Effigie umana. Ok. Eccoci. Ah, guarda, guarda quanto sono aggressivi loro. Dai, bravo. Porca mignotta, mi sono spaventato, ok. Guarda all'improvviso. Ah, t'ho visto. Cosa fai che sono qua? Ha droppato freccia pesante di ferro. Di tutte le robe. Vabbè. Ehi! Who are you? Who are you? Me? I'm Magarold. Who else? Magarold. What? Have a look at my wares. Parlami. I'm mainly a treasure hunter, you see. Many a merchant on the side. A room abound. Magarold. Refined following me instincts. I don't care what thing's worth. What matters is whether it grabs me. Okay. That's a good question. That's a good question. I suppose I must. I've been doing it for ages. There's good iron in these parts. An old king even used it to build a castle. But the thing was too heavy. It slowly sank into the ground. Fire spiked it from the earth, and the place turned into this. At least, that's what I'm told. A bad story, eh? So, will it be? Anything for you today? Ora lo diciamo se serve qualcosa. Stai calmo, aspetta. You know that old fella? Ah. The hulking blue sword. La spada blu. He talks really oily a bit. I got a feeling it's a fake. I didn't want to disappoint him, so I just sort of talked around it. Let me just say, there are lots of legendary swords out there. Shrine on the eastern edge of Drang Lake. Built to honor the dragons, they say. If only I knew how to get there. I'd go and I'd claim it for goodies. Peak Dark Souls 2, sì. Proprio. Va bene, Magarold, ho capito, l'hai già detto. Va bene, ci siamo, calma. Allora, no, l'incenso non interessa in questo Vincenzo. Allora, il set del clown non ci interessa realmente. Aspetta, questi interessano. Di tutte le robe, nemmeno il ramo profumato. Queste è il peak, davvero. Allora, calma. Ma io, giuro, comprerei solo queste. Allora, salve ci sta. Ci sta un salve e grazie pure, dai, per ora. Il ramo aspetta. Hai altro a dire? No, sempre il discorso del ferro. Sta calmo, aspetta. Cheers to you. Allora, no. Basta. Non c'è altro da dire. Via.
Quindi pietra di Pharos, questa è sempre comoda. Va bene. Ok. Meravigliosi muri invisibili di Dark Souls 2. Vero? Infatti. Te pare. Freccia di fuoco, bella lei. La balestra non ne vale la pena usarla. Però magari evitavi di girarti, no? Ok. Allora. Maiale! Sono spaventato. Ok. Minchia! Va bene, ma che dobbiamo fare? Aspetta, calma. E quei signorini di Alon abbiamo. Ci arriva? Ci arriva, ok. Calma con queste frecce. Tiriamo questa. Frame di invincibilità. Il cazzo mi ha preso proprio alla fine. Via con queste. E via. Anima di cavaliere valoroso e polvere riparante. Mamma mia, bellissima, mi è piaciuta. 1800 anime i comandanti qua di Alon. Interessante. Anello vitale più uno e titanite scintillante. Va bene, e quello là perché... Io vi giuro, a parte le frecce homing, che sono una roba assurda. Posso giocare? Grazie. Via, però dobbiamo colpirli i nemici. Però i nemici dobbiamo colpire, perché se no non abbiamo concluso più o meno nulla. Va bene, sei forte. Ok. Gemmiamoci. Allora, a sto punto, avendo queste 11.000 anime, io quel ramo da Magherold lo comprerei, onestamente. Dov'è? Qua. Quindi Magherold, amico mio, dammi il tuo ramo. Che detta così lo so suona malissimo, però intendo proprio questo, ramo. Grazie. I think we have similar taste. Dovrebbero piacerti. Ah, l'anello d'oro del serpente più uno, la grandissima scoperta oggetti di Dark Souls 2. La grandissima scoperta oggetti di Dark Souls 2 che non funziona, conti fatti, perché non hai una statistica che ti indica effettivamente il livello di fortuna. Quindi tu metti l'anello, non sai se effettivamente ti sta aumentando la fortuna. Vai a fiducia più che altro. Cioè, Dark Souls 2 va a fiducia. Si basa sulla fiducia. Va bene. La statistica di Dark Souls 2 principale è la fiducia. Salve. Sono di qua sempre. Ok. Questa la tiriamo. E via. Ok. Frammento grande di titanite, osso di drago pietrificato. Saliamo qui sopra per eliminare più che altro il comandante. Eccolo lì. Salve. Uno, due e 3. 1800 anime, che male non fanno. Però in realtà voglio tornare comunque di qua. Ok. Boom. Ma oddio, non è partita nemmeno l'animazione e mi ha colpito. Quanto siete stronzi, veramente. Oh cazzo. No, no, no. Una roba terribile sta succedendo. Soprattutto considerando... Ah, un attimo che è andata malissimo. Un attimo che va malissimo qua. Se non si fa attenzione. Ok. Via tu.
Ma davvero? Ma che, come cazzo è possibile? Si passa dagli ombrelloni di Anorlondo agli ombrelloni del Forte Ferreo. Basta, ragazzi. Mamma mia. Che tu sei più resistente. In realtà è perché l'ho preso male, d'accordo. Ah, un altro salto. Pronti? Scontro con la gravità. Ok, è andato. Stavolta ho vinto io. Osso di drago pietrificato. Pietrificazzo. E via sopra. Bella questa salsa di pomodoro, questa passata di pomodoro bollente. La Zweihander. Non ho mai dato una possibilità alla Zweihander su Dark Souls 2. Forse dovrei. Sì, sì, sempre per la quest in questo caso. Ci sei? Lugatil? Non ti tirare sotto. Dai. Ok, andiamo. Let's go. Ah. Oddio, il danno è un po'... Merda. Via. Ok. Bravissimo. Occhio con... Ah, ti stai power upando, bello. Bam, bararara, demone della forgia. Interessante. Ok. Levati dal cazzo, Lucatiel. Perfetto. Mi curerei un attimino. Mi ha colpito. Merda. Va bene. Ok. Va bene. No, via. Via, via, via. Bravo. E direi che sei andato, sì. Direi che sei schiattato. Anima demone della forge, 28.000 anime. D'accordo. Abbiamo uno scrigno simpatico. Scudo porcino e fiamma della farfalla. Ah, si può livellare. Prima di livellare, in realtà scendo un attimino perché c'è il nostro signorino. Un altro dei nostri signorini qua. Eccolo. Sempre bello lui. Ok. Bravissimo. Perfetto. Fenomeno. D'accordo. Bene. Ma vai via. Persecutore no hit. Anello del lame più uno. Si viaggia. E però mi sa che ora vado in Fetrol. Quindi cazzarola. Toglierei di nuovo questo. Mettiamo questo. Mettiamo questo. 3,83. Ci sta tutto, dai. Va bene. E via. E Majula, sì, Majula.
Ok. Allora io un attimino comprerei le altre scale di Gilligan. Tanto sono 3.500, quindi 4.000 anime così. Ci stanno. Gilligan! No, piazza! Yes! Vabbè, skippa che è sempre la stessa cutscene. E piazza pure l'altra. Grazie. Ora, cosa hai da dirmi? Ah... You can have these. You can have these. Little bonus, you know, for your big purchase. Grazie. Scimitarra di Melu. D'accordo. Non essere così cupo. Cupo. Ok. Livellerei un attimino. Bearer of the curse. Ma le braccia. Ah, ce l'hai dietro. Ok, no, non le stavo. Me le ero perse. Cosa mettiamo? Bah. Va bene così. Oh no, carica un attimino. Un attimo che devo mettere in carica. Porca miseria. Dov'è quel buco? Eccolo. Ok, perfetto. E ora posso metterlo un elmo un pochino più performante, mi sa. Tipo... Dovrei andare in... No, sono sempre in... Va bene, perfetto, stiamo così. Allora... Cosa stavo pensando? A nulla, andiamo. Sala del cuore di ferro. Ok. Ai ai ai. E via. Tiè. Cioè la visuale sta un attimino flippando. Salve. Liscio. Vai col liscio. La tartarugozza deve rompere le palle, ovviamente. Bravo, sei contento. Aia. Tosta lei. Ma non tanto. 1020. Elmo corazzato. Non potrò mai metterlo. Però è bello, bello difensivo, ecco. Ma che è pazzo lui. Ok. Qua facciamo gli scherzetti ai nostri amichetti. Tiè. Oh merda. Vabbè, prima di andare là, in realtà. Esatto. Buh. Anello di quarzo del fulmine più uno. Va bene. Un falò. E via. No. Sciolto lui da non morto. Pazzo completamente. Andato. Comunque non lo vogliamo fare perché eravamo già entrati nel patto e onestamente non mi ha dato tutta sta grande satisfaction. Questo cos'è? È del guerriero errante, non mi interessa. Scudo del custode della campana. Salve. Ok. Altri nanetti. No, da dietro. Porca miseria. Oh merda.
Un attimo, potrebbe andare malissimo. Bello. Perché ti devi parare? Oh merda, il danno del nanetto. Ok. Stava causando più problemi il nanetto che il nostro amico qua. E ci siamo. Ah, suoniamo? La suoniamo. Rompiamo le balle. Ecco qua, appunto. Porca miseria! Dietro. Bravo. No! Chi ha queste bombe? Incredibile. Chi è? Vincenzo, sempre Vincenzo del sempliciotto, e un'effigie umana, d'accordo. Oh no, l'Avelin, lei Avelin. No, non schivare. Non la fare complessa. Dai, per favore. È serio? Ok. Vabbè, al solito un altro Vincenzo. Bruttissimo, io non ho parole, ve lo giuro. Io faccio una fatica immensa a descrivere quello che vedo in questo cazzo di gioco ogni volta. Magari ti avvicini, no? Guarda che stronzo che deve andare verso i nani. Ok. Ah! Scudo grande di Orma. Questo tendenzialmente lo trovi alla fine del gioco. Però abbiamo avuto fortuna nel farcelo droppare. Ti sto davanti e usi l'arco, ma non l'ho capita, sta roba. Madonna i danni che fanno sti stronzi. Ok, e via. Immolazione. Ok. Effigie umane, pastiglie di serpente triclope. Interesting. Un attimino che c'è qualche problema di dead zone. Fissiamola un attimo, ok. Ora ci siamo. Forte ferreo. Ricordavo bene. Spadone nero da cavaliere. Questo è quello dei cavalieri neri. Però in questo gioco non, diciamo che non è tanto performante come potrebbe esserlo nel primo. E soprattutto richiede intelligenza. Cioè richiede praticamente tutto. E non scala nemmeno bene in realtà. Cioè richiede fede, intelligenza. Un po' peccato. Campana protettivo e scudo grande dell'albero degli spiriti. Grazie. Allora, c'è un modo per evitare di dovermi fare tutta la strada, ed è quello di salire qua sopra, e tentare di lanciarmi. Non era così? Non ricordo onestamente. Ma magari evita di rompere le... Pazzesca sta roba. Beh, facciamo una cosa, siccome mi sono rotto anche le palle, andiamo direttamente dal... per favore. Famola per come si deve fare. Ecco, facciamola all'Egitto. Quindi, aia, bella sta bottina al microfono, al solito. E via. Almeno sono pure... Ce la possiamo fare. Sono pure anime in più. Ecco. Visto che ricombattiamo i nostri friends. Ok.
armatura di Alon. Saltiamo. Stavolta facciamoci la corsa. No, stavo scherzando. Perché potrebbe essere pericolosissimo. Ci ho pensato ora. Ok. Per caso si è resettato? Un attimo. Ah, penso sì, si è resettato effettivamente. Facciamolo scendere. Inzuppiamoci d'acqua. Oh merda, ho sbagliato. Aia. Ok. Ma non è che ora che magari mi sono inzuppato d'acqua posso effettivamente camminarci? Un paio di palle mi ha distrutto. Oh madonna. Oh madonna i danni. Va bene. Allora, occhio qua. Occhio, per favore. Occhio. Bellissimo, mi è piaciuto. No. Ok. Un'altra armatura da Lon. Ci faccio la collezione. Due. Al quarto non ci arrivo, che due palle. E abbiamo un'altra tartarughina. Non questo attacco. Vabbè. Grande anima. Allora, calma. Ah, là c'è un drop. Bravissimo. Bravissimo Antonio. Frammento grande. Va bene. Ok. E su. Via tu. E via tu. C'è una scala, ok. Questo è un mimic. Stavo scherzando. Oh merda. Oliver il collezionista. No. Via, c'è Oliver. Collezioniamoci. Ok. Tosto lui. Andiamo così. E vai via. Ok. Nessun drop, beh. Ok. Effigie umana. Not bad. Ma di qua cosa c'era? Una zona particolare. Ecco cosa c'era. Per dirla pulita. No. Incredibile. Pazzesco. Da dietro posso? Ti sciotto? Non è morto, vero? Cazzo, non è morto. Vabbè. Ah, praticamente per uno sputo. Uno. E due. Sempre incenso del sempliciotto. Vedete, per farvi capire, 45.000 anime. Non ho battuto un boss ora. Ho semplicemente ripulito la zona, effettivamente. Quindi è una veramente una gran bella zona per il farming di anime. Così scende. Ok. Occhio vivissimo qua. Che fare brutte figure è molto semplice. Questo calderone può causare la mia fine. Quindi attenzione anche qui. Perché si scivola. È slippery.
Anello d'oro del serpente. E se movimento secco qua. Ok, ed eccoci. Salve. Anche se questo anello d'oro del serpente non serve, considerando che grazie a Magherold abbiamo il più uno. Però vabbè, si sa mai. E questa è la nebbia che vedevamo in realtà dall'altro lato. Quindi giriamo di qua. Abbiamo fatto il giro. Salve. Ok. Ok. No. Va bene. E via. Grande anima di soldato ignoto. Porta fortuna del monastero. Possiamo andare. Si può andare. Ok. Ah, belle ste tartarugozze messe così a rompere le palle. Ok. E via. Armatura corazzata. In realtà, madonna, pesa un frappo. Ha semplicemente più equilibrio, ma a livello di difesa quella di Drangleic è superiore. Salve. Facciamo un giochetto. Vieni qua. Ghigliottina? Esatto. E passiamo noi. Non facciamo la stessa fine, magari. Qua occhio al fuocarello. Facciamo una cosa intelligente. Occhio anche qui. Via. E accendiamo questo falò. Ok. Così almeno stacchiamo il fuoco. Così abbiamo... stacchiamo il fuoco, cioè spegniamo i vari fuochi della zona e siamo tranquilli nei movimenti. Più o meno tranquilli, dai. Scendiamo velocemente. No, evocazioni non ne abbiamo bisogno. Arco corto fulmine più uno, così. C'è un più uno. Chi è? Oar è la cacciatrice di taglie. Non serve. Salve. Via. Ed eccolo. Questo è il nostro secondo lord in questo caso. Battiamo lui. E poi possiamo anche chiudere. Tanto progressi anche oggi sono stati fatti. Via. Il Balrog praticamente. Un Balrog. Ah, sto boss è una gimmick. Facciamo attenzione perché il rischio più grande è quello di poter cadere in questo buco realmente. Poi lui come boss, diciamo che vale pochino. Cosa fai? Ecco, parti proprio per come non dovresti partire, lo sai, vero? Che palle che sei, che palle. È atroce. Avevo appena detto. Chi è? Ma possono chiamare sempre numeri che non... Basta. Intanto devo metterlo anche under load. Oh, comunque avevo appena detto. Devo fare attenzione semplicemente a non cadere nel buco, perché lui effettivamente come boss è una stronzata a conti fatti, cioè non
è al limite dell'essere un boss. Il problema è che spinge via. E quindi finisci nel minchia di buco, nel magma. Vabbè, giusto così. Ricalcoliamo la situazione. Tanto, ah, lui non lo possiamo superare. Volevo superarlo in maniera simpatica. Ok. E via. Via tu. Cortesemente, signor Re di Ferro, può evitare di tirarmi giù nel magma? No, così, a titolo proprio in amicizia lo dico. In amicizia. Poi diciamo che l'arma forse non è la... per lo stile non è la più adatta a combatterlo. Dai, forza. Vedi di non rompere le palle. Fai qualcosa che ha un senso. Ovviamente. Ovviamente la OE tutte e due le volte mi ha colpito. Hai visto mai? Ok. È molto... è consigliabile non loccare il boss in questo caso. Benissimo. No. Ok. Va bene. Dai. Via. Benissimo. Dai. Oh, che bel boss. Perfetto. No. Via. Via, 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 via. Ma porca mignotta dall'altro lato. Vabbè. Sta spammando, sta spammando. Ma che stronzata. Ma che stronzata, giuro. Cosa sta facendo? Pazzito quest'uomo. Oh no. Va bene. Niente. Sta boss fight va così. C'è poco da fare. Ora dovrebbe essere andato. Vattene a cagare, onestamente. Vattene a cagare. Ah, 57.000 anime. Che schifezza. Non le anime, il boss. Il boss. Oggetto pietrificato, va benissimo. E questa è l'entrata, cosa che ancora non possiamo fare, al secondo DLC dovrebbe essere questo, sì. Fallo primordiale è stato ravvivato. Andiamo, livelliamo e direi che ci possiamo poi anche salutare. Ora vediamo intanto cosa possiamo livellare. Allora, di anime da usare ne abbiamo... Ok. Dialogo. Legati in... ancora più forte. Ok. Allora. Ma non ne vale la pena. 8 livelli. Ma porterei anche la vita a 30. Forse non a 30. Facciamo tipo una robetta del genere. Il peso fino a 28 e poi c'è il cap, quindi. Ok. E... non so se aumentare effettivamente. Allora, la tempra è praticamente andata. Facevo sempre il discorso legato all'adattabilità. Vabbè, andiamo così per ora. Direi che si può anche fare.
va bene. Va bene. Così almeno abbiamo anche un po' di peso in più. Non è che posso fare qualcosina con questo pesuccio aumentato? Sì, posso mettere... Ah, no, che bellezza. L'elmo corazzato. D'accordo. Allora. L'elmo corazzato. E poi... No, vabbè, ci siamo. Ci dovremmo essere più o meno. Più o meno, eh. Allora, beh, tante altre robe non si possono fare. Quindi direi che... Tanto, facciamo sta robetta. Dov'è? Eccole. Questa magari per la prossima volta. Signori, siamo alle nostre 3 ore raggiunte e superate. E progressi, anche oggi, grandi progressi. 2 lord. In questo caso, la stanchezza nell'anima, se non fosse stata per qualche stronzatella sempre tra gravità e gimmick, si sarebbe anche parlato di anche un altro episodio senza morti, ma va bene così. Io, al solito, quello che posso fare è semplicemente dirvi dov'è. Di tutto, sempre per il supporto in live, anche quando si entra per poco, fuori dalla live, su YouTube, recuperando il tutto a parte. Ora, appunto, vado a trasportare sta roba sul tubo. Prossima live... Non saprei. Potrebbe essere domani o direttamente dopodomani. Non vediamo, in base a come si evolve la situazione. Beh, per il resto, come sempre, un saluto dal vostro amichevole Fulmicotone, un saluto dalla nostra amichetta e saluta. E direi basta. Alla prossima.